Ci siamo, dopo due anni che ci proviamo. Si prova ad andare a New York. Abbiamo questi biglietti da dicembre 2021. Non siamo riusciti a partire quella volta perché abbiamo avuto dei problemi. La volta dopo abbiamo ritardato, poi non siamo riusciti a partire la volta dopo. Insomma, questi biglietti si portavano avanti tipo un anno e mezzo. Che in realtà fa pure ride, che sono biglietti con la tariffa di dicembre, la più costosa per New York. E stiamo partendo a fine febbraio, inizio marzo, che è il periodo con la tariffa più bassa per andare a New York. Noi ovviamente abbiamo fatto il check-in online, quindi ci serve solamente lasciare le valigie. In questo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere per organizzare un viaggio in America e vi darò anche un po' di consigli su come risparmiare e vivervela meglio. Il ragazzo lì ha appena detto che sta partendo per New York e ha visto tutti i miei video per prepararsi su dove mangiare bene, su quello che deve fare. Ora, per i prossimi che dovranno andare a New York, ci sarà una guida ancora più completa e più precisa. Amore, abbiamo dimenticato i collari. Quelli per dormire. No, pensavo stessi dicendo una stronzata, invece è una cosa seria. No, io non parto più. Perché non avevo il cuscino? Ecco, cosa importante dovrebbe essere: metteci gli hashtag ai bagagli o qualcosa per intacciarli. Però sì, oggi non ce l'abbiamo. Possiamo. 2116 euro. Sì, va bene. A testa. Chi è che paga la business class? Non credo andrò mai in business, a meno che non me la paghino. È una questione di principio. Biglietti presi. Allora, adesso vi devo dare un paio di dritte che sono importanti. Diamo un piccolo contesto. Sono Giovanni Fois, faccio video su YouTube, mi conoscete, sono un gran viaggiatore e l'anno scorso a passare in circa 4 mesi in America e nel corso degli anni passati, grazie a YouTube, avevo fatto già un viaggio a Los Angeles e un viaggio a New York, quindi ormai conosco un pochino di trucchi per viaggiare verso l'America, su come risparmiare e come gestire meglio determinate cose. Ora ve ne dico già un paio prima di partire. Prima cosa, tra tutte, se dovete partire in America o in Giappone o posti extra europei, arrivate in aeroporto 3 ore prima, perché magari aspettate 2 ore senza fare niente oppure rischiate di non partire perché succede sempre qualcosa. Da uno che viaggia tanto è l'unica cosa che posso dire. Madonna, che odore di pizza! Lo sapete che il rosso pomodoro in Italia non è buonissimo, non la consideriamo una buona pizzeria. In America, a New York, dove stavano le Torri Gemelle al Memorial, c'è un rosso pomodoro che c'è un pizzaiolo napoletano che fa delle pizze veramente buone e io l'ho conosciuto l'ultima volta che sono andato lì, quindi probabilmente ci torneremo. Cose che solo Giovanni Fois vi può dire su New York. Comunque poi su Emirates come volo 10 ore abbiamo tipo 3 pasti, quindi non c'è bisogno di mangiare tanto prima. Bulchino? Bulchino intendi bulk? Sembrava veramente brutto. Controlli fatti, quindi adesso siamo molto larghi con i tempi. Qual è la prima cosa che dovrebbero sapere quando si va in America? L'assicurazione. Quella un po' dopo, secondo me. La prima cosa è i biglietti. Se dovete organizzare un viaggio in America, mettete in considerazione che se paga, cioè il viaggio in America costa, è uno dei probabilmente più costosi, aprite Skyscanner e mettete dalla vostra città a New York, Los Angeles, dove volete partire per l'America, e mettete il mese più conveniente. Fatevi una ricerca per vedere quali sono i periodi in cui l'aereo costa meno. Prenotandolo molto prima si può risparmiare veramente tanto. Ovviamente non sbagliate periodo, non andare quando fa troppo freddo, a meno che voi non vogliate vedere il Natale, ma fa veramente freddo a New York, e non andate tra luglio e agosto perché sì, costa magari un po' meno, ma fa veramente caldo a New York. Periodo primavera autunno è sicuramente il migliore. Attenti, mi raccomando, quando guardate i prezzi calcolate sempre che ci deve aggiungere i bagagli. Considerate sempre che quando leggete i prezzi su Skyscanner è incluso il prezzo base, mancano i bagagli e tutto il resto. Dopo il volo cosa bisogna sapere? L'alloggio. New York, dove pare per risparmiare quello che pare, tanto vi muovete in metro, non andate in un posto pericoloso, informatevi prima tramite le recensioni. Invece a Los Angeles vi dovete accollare una macchina o Uber tutti i giorni. Costa poco comunque in America Uber, sia taxi che Uber non sono molto proibitivi. Questo invece è un consiglio di Emily: comprate i farmaci prima di partire. C'è tipo lei che disturba lo stomaco, il Jeffer, Loki, per qualsiasi evenienza. Tutte queste cose vanno comprate prima di partire, perché poi in America non ci capite più niente, costa tutta una cifra. Meglio prenderli qui in Italia sicuramente e partire prevenuti con tutti i farmaci che vi servono. Altra cosa molto importante: controllare se la vostra ragazza è felice. Nel caso voi stesse viaggiando con la vostra signora, chiedergli se è contenta di andare a New York. Sei felice di andare a New York? Non ci posso credere. È un check importante, tipo valigia, passaporto, fidanzata felice, importante. Questo è, doveva essere il mio piatto leggero prepartenza, non ho considerato le dimensioni. Guarda, attenti, gente buffasse, perché così dormenti in aereo. Questo è facile. Ora siamo un po' per il pranzo. Comunque gate lì per andare a New York. Ma c'è ancora una cosa prima di partire che dovete sapere quando andate in America, probabilmente la più importante. Primo di tutto, per andare in America serve un visto. È importante ricordarsi che se no non partite. Un visto può essere sia un visto lavorativo, però diventa complicato, un visto turistico di 6 mesi, ma diventa complicato. Il mio consiglio, che utilizziamo io ed Emily ormai da un pochino, è l'ESTA. Noi utilizziamo l'ESTA per partire verso l'America e se non sbaglio è un costo di 20 euro, ha una durata di
due anni e tu puoi andare in America al massimo per 3 mesi. Che significa? Puoi partire e tornare dopo massimo 3 mesi, cioè se no ti scade l'esta, però poi ovviamente tu puoi tornare qualche settimana, qualche mese in Italia e poi ripartire per massimo 3 mesi. Se può fare sta cosa, noi la facciamo, siamo partiti un sacco di volte quest'anno per l'America, abbiamo fatto più di 3 mesi nel 2022 in America, però quando poi arrivate ai controlli doganali a New York, a Los Angeles o comunque in America, ti dicono: ma com'è che stai bene tutte queste volte con l'esta? Che stai a fare? Ti fanno un po' di domande, ma se vuoi avere una residenza in Italia, un lavoro in Italia, tutto quanto, siete comunque persone normali, tranquille, non dovrebbero rompere troppo le scatole. Ma comunque, per andare in America serve l'esta. Ultima cosa, prima di partire, l'assicurazione. In America, quando partite, fatevi un'assicurazione sanitaria. Credo sia obbligatoria. Molte persone non la fanno perché non te la chiedono l'assicurazione. Costa un pochino, tipo noi per 12 giorni paghiamo 100 a testa, ma metti che ti fa male. Qualsiasi cosa succeda, vi costa veramente tanto. Partire da 10, 100, 200 mila dollari, fate l'assicurazione. Questo è molto importante. Ho detto quasi tutte le cose basiche. Ora noi si parte per New York, che fanno meno un grado. Ci hanno truffato, ci avevano detto che era molto più caldo. Io tipo non ho il giacchetto. Vabbè, ci faremo una ragione. Cosa importante prima di partire? Changing money, cioè cambiare i soldi prima di andare in America. Allora, calcolate che tutti i posti prendono la carta. In alcuni posti c'è proprio scritto only card. Ci sono un sacco di problemi che possono succedere con le carte italiane in America. Ecco perché io mi porto sempre un po' di dollari. O li cambio qui o li ritiro direttamente all'ATM quando sono lì, se mi servono. Fa sempre comodo che c'è due spicci, le mance, qualcosa, i baracchini. Fa sempre comodo. Ok, il volo è pienissimo e non abbiamo i cuscini. Non so come faremo a dormire per 10 ore. Quello che vi stiamo per far vedere è il trick della vita, ragazzi. La melatonina, caramelle. Facciamo scorta ogni volta che andiamo in America. Sono una hit. Ogni volta torniamo con 3 pacchi. Anche perché al nostro arrivo non vogliamo morire di jet lag. Atterrati, alla fine siamo riusciti a dormire quasi 3 orette in totale su tutto il volo. Ma la melatonina ha fatto il suo effetto. Ora c'è un momento che ad Emily mette molta ansia. Sì. L'immigrazione. Tipo, il fatto che ci mette ansia è che è l'ennesima volta che andiamo in America con l'esta. Lo stesso esta. E tra meno di un mese dovremo rientrare di nuovo in America. Bene. Per andare a Los Angeles con viaggio con gli iscritti. Come non detto, zoppia di Emily. In breve c'è il passaporto che c'è tipo il barcode che non funziona bene. E ha detto: vieni dentro e dobbiamo farlo manualmente. Sono liberata. Sei spaventata? Sì, un botto proprio, cioè. Pensa che non ci sono le nostre valigie. Bello, aspetta per 25 minuti le valigie. E tutte le valigie sono state recuperate. Ah giusto, prima cosa da fare quando arrivate in America: farvi la sim per internet. Noi di solito ci facciamo T-Mobile, questa qua. Abbiamo sempre utilizzato questa. La sim costa in base a quanto internet volete prendere e quanto ve la dovete accollare. Noi abbiamo preso con quella con 15 giga e 5G. Abbiamo pagato 60 dollari a testa. E ora prendiamo Uber, perché in realtà costa 55 dollari. Smezzate il costo di Uber dall'aeroporto di New York, perché sennò è veramente, veramente lunga. Ed eccoci arrivati. Prima volta di Emily a New York. Questo qui è il nostro hotel. Fa meno un grado. E io sono freddo ancora. Comunque, essendo bassa stagione, siamo riusciti a prendere un hotel a 5 minuti da Times Square a 2000 dollari per 12 notti. Noi super abitudinari, appena andiamo in un posto in cui c'è cipotle, andiamo da cipotle. Sto piangendo dal freddo, fa veramente freddo. Buon ritiro e si parte. Nuovo consiglio, non venite a New York quando fa freddo. E la prima sera, guarda che ha portato... Davide, ragazzi, comunque abbiamo passato la maggior parte del tempo io e Frank qui a New York l'ultima volta. Peccato che l'ultima volta andavamo per locali, ma te non puoi. Emily è la sua prima volta in Times Square. Un po' freddino, ma sempre bellissimo. Manca a dirlo, lei voleva subito venire a prendere una donut. Vabbè, siamo finiti di prendere la pizza. Buongiorno, io mi sono dimenticato di dirvi altre cose. Se partite per l'America, portatevi sì l'adattatore, ma tanto scotch. Questa è una cosa importante, perché sennò non vi tiene il caricatore. Se no non caricate, ve lo dico. Possibile mai che questa è tutta la fila per la colazione? Anche perché noi abbiamo la colazione inclusa in hotel, non la volevamo, era semplicemente inclusa. Perché a New York la cosa principale è che la colazione si fa fuori, perché è l'unica cosa buona di New York. No, non è l'unica cosa buona, ma è la cosa più buona da mangiare. Ecco il mio americanozzo, che da buona metà americana ormai te le sono, e comincia a piacere. Caffè 5 dollari, ma lì con la fila lo prendevamo gratis. Ma meglio 5 dollari che un'ora di fila. A New York vi spostate in 3 modi. Se avete budget e non avete sbatti, taxi. 12 giri a qualsiasi ora del giorno c'è il taxi. Di notte sicuramente è più conveniente prendere un taxi di qualsiasi altro mezzo. Se è inverno il miglior spostamento sicuramente è la metro, perché dentro fa un po' più caldo e sicuramente le sposti in maniera economica. La cosa bella della metro è che se tu passi la carta, passi ovviamente una carta sul lettore, dopo tipo 12 volte che passi la carta diventa un abbonamento.
Monaco. Poi se dovete starci tanto, ovviamente si sta a MetroCard, eccetera eccetera. Un altro metro che Emily non approva. Io d'estate ho preso solo quelle, le City Bike, con $3 tipo stai in mezzo con la bici, con l'abbonamento. Per ora metro, che poi tramite le mappe vi orientate veramente facile a New York, eh. Dopo un paio di giorni che state qua vi accorgete di quanto sono particolari le metro. Perché lì c'è scritto tomato nduja, onion ragù? Lì palese sono dei calabresi. Comunque questo è per i malati di fitness come noi. Noi mangiamo la metà delle volte a Whole Foods. Costa un pochino di più, ma se vedete fa insalatona e tutta roba salutare, quello è il posto giusto. Colazioncina da High Hope, qui fanno veramente di tutto. E noi vogliamo semplicemente questi. Questa è la mia colazione di oggi. Prima cosa da fare è togliere sto pezzo di burro, perché per me è il male. Buon appetito Davide. Buon appetito a tutti. Metti leggero comunque. Leggero. Prima tip turistica. Questo qui è il fagiolo che sta anche a Chicago, The Bean, che è stato messo sotto questo palazzo in modo che sembra che viene schiacciato dal palazzo. La cosa bella è che non è molto conosciuto, basta scrivete Bean New York su Google e piano piano lo trovate. Secondo posto turistico che nessuno conosce, dove è stato girato Ghostbuster. Da appassionato di cinema non posso che dire è una hit. Uno degli ultimi consigli che vi do è comprare il New York City Pass. Sai cos'è il New York City Pass? Vieni qua, faccio vedere. Ovviamente se voi scrivete su Google cosa fare a New York, vi vengono tutte le varie attività che potete vedere, i posti, tutto quanto. È organizzato molto figo. Sì, sì, è molto bello. Questo qua è il New York City Pass, che ti dà il 40% di sconto su 5 attrazioni. Con questo vedete bello, l'Empire State Building, il Museo di Storia Naturale, il Top of the Rock. Comunque questa è una delle viste più belle, secondo me, di New York, perché vedi sia Central Park, tutta la città, ma anche l'Empire State Building. Puoi andare poi alla Statua della Libertà e andare a vedere il museo dell'11 settembre. Questo è proprio obbligatorio. E questo pass ti costa 121,75 a persona. E per sono 5 attrazioni. Sì. E fidatevi, per New York risparmiate tanto con questo. E poi ovviamente vi dovete prendere il Summit, l'alto grattacielo, uno dei più belli della città. Comunque arrivati a questo punto, chi vuole venire in America con me? Perché c'è un modo per venire in America con me. In realtà i posti sono finiti. Faccio vedere. Io ho organizzato un viaggio con gli iscritti, con Sherwood, che in breve tutti i consigli che vi ho dato durante questo video ve li fa tranquillamente Sherwood, perché è un viaggio organizzato. Ma comunque questo viaggio in California, per la precisione a Los Angeles, è dall'1 al 10 di aprile. Tecnicamente i posti sono finiti, cioè dovevamo partire io, Emily e massimo 8 follower. Perché massimo 8 follower? Perché volevamo prendere un pulmino e il limite di pulmini che abbiamo trovato al noleggio è 10 posti, quindi più di quello non possiamo prendere. Però tecnicamente se si aggiungono al viaggio altre 4-5 persone, quindi diventiamo almeno 12, viene anche Bertra. Bertra lo conoscete, è uno youtuber ma è anche un mio amico e vuole venire anche lui in California e fare questo viaggio con noi, quindi lui prenderà il secondo pulmino. Se siamo almeno 14 persone, 15 persone in totale, ne prendiamo due, quindi diventiamo un gruppo famiglia gigantesco. La gita scolastica, specifichiamo, il viaggio si fa lo stesso, si parte lo stesso per Los Angeles, però secondo me è figo che partiamo tipo in 15. In quello che prendiamo c'è incluso l'hotel in 9 giorni con le colazioni incluse. Prenderemo un posto gigantesco perché per tenere 15 persone ce ne vuole un capo. Okami Clothing, il mio brand, sceglierò io uno dei prodotti da farvi indossare quei giorni, quello che preferite, insomma, di della taglia, e poi vi porto io qualcosa, probabilmente anche della nuova collezione. Il trasporto in minivan o il pulmino è incluso in questa cifra. L'assicurazione medico bagaglio inclusa, quei €150 che bisogna pagare per essere assicurati in America, obbligatori, è incluso nel biglietto. Assistenza 24 ore su 24 dall'Italia, qualsiasi problema ci sta, chiediamo in Italia, lo risolvono. Tecnicamente qui nei servizi aggiuntivi c'è la Gold Gym, che si dovrebbe pagare a parte, ma probabilmente sto trovando un metodo per pagare meno possibile facendo una collaborazione con loro lì a Los Angeles, perché comunque conosco il manager della palestra. In più ho organizzato un corso di pizza con Vito Jacopelli, quindi ci farà un corso di pizza a tutti quanti. Andremo a mangiare tra le pizze più buone della vostra vita in tutta Los Angeles, andiamo a mangiare proprio quelle più buone fatte da italiani, da napoletani lì a Los Angeles, e vi assicuro che vi stupiranno più di quelle in Italia. Quindi se volete partecipare al viaggio con me tramite Sherwood, questo viaggio organizzato che è una figata, non vedo l'ora che venga aprile, vi lascio il link qua sotto in descrizione. E sono contento perché già tipo 8 persone hanno partecipato al viaggio. Si parte, siamo tantissimi, se diventiamo 15 siamo un esercito. Sono felice, spero che questo video su Giovanni Fais Vlogs vi sia stato utile. Se così è stato, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentatemi cosa volete vedere in Giovanni Fais Vlogs nei prossimi video. Qualsiasi cosa, sto girando il mondo, sto ricominciando a viaggiare, scrivete quello che volete. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.